Morosin, allora, Unità d'Italia si è fatta nel 1946, cosa dice? Sì, sarei partito proprio da questa preziosa, come sempre, osservazione del professor Kasen, che in questa circostanza non mi trova adesivo. Cioè, io credo che l'Unità d'Italia non sia mai stata fatta. Questa, con buona pace delle anime pie o anche delle persone dotte e preparate come il professor Kasen, io ho la convinzione, per una serie di argomenti, di considerazioni di fatto che spero non siano considerate banali. Ma diciamo le cose positive intanto, per poter criticare bisogna innanzitutto conoscere, e io parto da un'esperienza abbastanza triste che ho verificato un anno fa, quando ho fatto un incontro pubblico con i ragazzi di 18-19 anni di un importante istituto, Scuola Superiore del Veneto. Avevo 150 ragazzi, ho detto, dovevo parlare dell'autodeterminazione del popolo veneto, che a mio parere può innestarsi nel testo della Costituzione con un ragionamento non tanto raffinato, ma sicuramente molto importante. E disse, come inizio a spiegare? Dico, ragazzi, una domanda. Mi dite gentilmente quanti di voi hanno letto almeno una volta tutta la Costituzione? Siate onesti. E sa su 150 ragazzi quanti hanno alzato la mano? Uno integralmente, l'altro parzialmente, uno e mezzo. Cioè la Costituzione, anche se l'articolo 54 dice che dobbiamo conoscerla, in realtà non la conosce quasi nessuno. E vorrei dire neanche gli addetti, spesso coloro i quali, o gli ultimi che ci hanno messo le mani, ne hanno la conoscenza. Non voglio citare le Iene, ma credo che sia sufficiente parlare con qualcuno. Questo è una cosa abbastanza triste, ma è molto importante nel momento in cui andremo anche a votare una modifica che tocca quasi 50 articoli della Costituzione. La cosa positiva però mi pare sia questa, che per la prima volta c'è stato il voto di genere, il voto alle donne. Ecco, questo sicuramente è un aspetto che credo tutti consideriamo positivo. Poi dal punto di vista tecnico, io parlo anche come avvocato, sono innamorato dei processi costituenti e costituzionali. Credo che il testo della Costituzione italiana sia stato un buon testo. Sia stato, ho detto, non sia oggi. Perché? Perché purtroppo è uno dei buoni testi delle Costituzioni al mondo che è stato il più violato, il più disapplicato, il più calpestato, il più preso in giro, se si può usare un'espressione così di un testo costituzionale, che io conosca. Ma anche attualmente, perché io vorrei parlare stasera e mi auguro di parlare di una Costituzione come di un qualcosa di vivo, non di qualcosa del passato, che è nata subito con delle curiosità. Il primo presidente provvisorio della Repubblica, Enrico De Nicola, è stato scelto perché aveva votato monarchia, era uno che si era battuto per la monarchia, quindi bisognava subito riequilibrare all'italiana, no? Questo è il sistema. Certo, viene eletto poi, subito. Poi abbiamo, nonostante il voto di genere, abbiamo la possibilità, e quindi i diritti di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, ma soprattutto quello di uguaglianza, di cui parlava anche ieri l'attuale presidente della Repubblica. Li abbiamo visti applicati con grande ritardo. Per esempio, la possibilità del genere femminile, delle donne, di entrare in magistratura avviene solo nel 1963, quindi parecchi anni dopo. O l'applicazione di norme importanti come quelle che prevedevano la nascita delle regioni nel 1970, quindi una Costituzione inattuata, disapplicata. Ma non voglio dirle tutte in un momento. Io credo che per il voto che c'è stato, abbiamo visto la bella presentazione che avete fatto voi come redazione, effettivamente l'Italia era al sud per la monarchia e al nord sostanzialmente per la Repubblica, quindi già anche due molto marcate, quindi già due Italie che mai si sono fuse e mai sono riuscite a dare ai diversi territori quella voce che i territori chiedevano. L'inattuazione sicuramente dell'articolo 2 e dell'articolo 5. Oggi ritorno a una forma di centralismo che è contrario alla Costituzione, ma vogliamo dirne una che è ancora più grave, e adesso non voglio essere tragico o troppo pesante, ma io credo che stiamo vivendo in questo momento, in diretta diciamo costituzionale, una delle più gravi violazioni che la Costituzione non consentirebbe. Abbiamo un Presidente della Repubblica che è stato giudice costituzionale, che con la prima sentenza, la numero 1 del 2014, ha detto in nome della Costituzione che gli eletti in questo Parlamento non avrebbero diritto di sedere per ben 140 persone, cioè quelli che sono stati eletti grazie al premio di maggioranza, e questi signori oggi
hanno messo mano alla Costituzione, si sono arrogati il ruolo di padri costituenti. Ed è una cosa estremamente grave, estremamente grave. Altro che tagliando, signor Mattarella, della Costituzione. Io penso che ogni cittadino, ogni persona responsabile che intende partecipare alla vita pubblica dovrebbe dire che il tagliando dovrebbe farlo lei, che come giudice costituzionale ha detto che è un Parlamento illegittimo e questo Parlamento magari tesse le lodi ed è un Parlamento che si è arrogato addirittura un ruolo costituente. È una blasfemia alla libertà, è una violazione del diritto, è una cosa che un paese minimamente civile avrebbe fatto, provocato una rivoluzione. Da noi torpore pieno, anche i battimani, però c'è una verità. E mi consenta come ultima nota di questo primo passaggio e ho finito. Io ho visto cosa è accaduto nella capitale di quella che è la mia nazione, il Veneto, perché mi consenta, sono ancora italiano perché rispetto le leggi, ma io mi batto perché ci sia una Repubblica Veneta indipendente. A Venezia ieri, alla festa della Repubblica Italiana, c'era solo il Paico. C'era solo il Paico e qualche turista distratto che si guardava indietro e dice: cosa fanno quelli là da soli sul Paico? Il 25 di aprile, festa di San Marco, Repubblica di Venezia, c'erano almeno 10.000 persone, uno sventolio, un tripudio di bandiere di San Marco. Io spero che il cambiamento venga attraverso la riacquisizione non di contrapposizioni, ma di valori identitari che ci fanno diventare tutti migliori, noi e anche gli italiani. Allora, eccoci qua, allora Morosin, rispondiamo, chi appunti vuole sollevare a quello che ha detto Settimo Gottardo? Beh, l'argomento è molto, molto piacevole, molto interessante, meriterebbe approfondimenti, ma andiamo per battute questa sera. Abbiamo dimenticato, forse è stato detto bene, che le donne sono state, e qui sono d'accordo con l'osservazione di prima, che le donne sono state probabilmente indotte a votare Repubblica più che Monarchia perché il re aveva tolto i loro mariti, e questa è una considerazione, credo, nota, o ammazzati i figli. Ma un ruolo importante, non meno importante, l'ha avuto la Chiesa, che ovviamente vedeva nel re la figura, diciamo, parallela a quella del Papa, cioè la figura unificante di quella che era la realtà italiana, e quindi con la Repubblica gli equilibri andavano a rompersi. Ma a me interessa moltissimo rilevare, altrimenti facciamo un po' di retorica, e a me la retorica non piace, tantomeno quando una lettura storica di un fatto importante come quello di una carta costituzionale, che dovrebbe essere un patto costituente vivo, un patto costituente che si modifica nel tempo con il consenso della gente, non con scelte partitiche come nei vari tentativi si è prodotto nel tempo in Italia, e anche con quest'ultimo tentativo che è in corso oggi, abbiamo visto, è una guerra partitica, non la necessità di riscrivere il patto costituente appunto tra gli italiani, se c'è una nazionalità italiana, che io non ci credo, c'è una divisione in Italia, quindi anche questo tentativo di riforma dimostra che la Costituzione non ha mai unificato, che non c'è mai stata una patria. L'unica patria che ho visto io, e voglio portare rispetto a chi è morto, magari in buona fede per la patria, è quella nel calcio. Ho visto l'Italia alzare le bandiere soltanto dopo i mondiali di calcio. Prima non ho mai visto, per esempio, la sinistra, il Partito Comunista, negli anni in cui ero ragazzino, si guardava bene dal alzare la bandiera italiana. Io mi ricordo un signore di fede comunista, proprio di quelli radicali, che mi diceva: appena vinsemo in comune, cavemmo via che bandiera italiana, che mettiamo a falce Matteo. Cioè, io non ero ragazzino, vero? Mica storie di altri tempi. Quindi oggi sta forma, sta lettura nostalgica di una Costituzione bella, tra l'altro lo stesso Benigni, che ha fatto un elogio alla Costituzione più bella del mondo, mi pare che vota contro anche la riforma, quindi no. Andiamoci, adesso ha corretto, ma avranno trovato il modo per farglielo correggere il pensiero. A me interessa essere attuale nella considerazione e fare un rilievo, che non è mio tra l'altro, ma è di un grandissimo costituzionalista, che è Mortati, Costantino Mortati, che dopo pochi anni ha cominciato a parlare, seguito da tutti, di una Costituzione
materiale accanto alla Costituzione formale. Cioè vuol dire che la Costituzione ha una, nel vissuto dei cittadini, nelle esigenze di garanzia, perché il testo costituzionale dovrebbe essere un testo di principi e di garanzia, ha vissuto una realtà, ed è quella che oggi abbiamo di fronte a noi, del tutto diversa da quella che è descritta in modo aulico, in modo anche molto, molto, molto importante nella Costituzione. Vogliamo farne qualche esempio? Tolto l'articolo 12 che descrive la bandiera italiana, il tricolore bianco, rosso e verde, a tre fasce verticali di uguali dimensioni, che spesso vengono messe anche rovesciate, perché non, quindi sembra la bandiera messicana o della Romania, mi pare, no? che sia, ecco, tolto quello, Ungheria. Chiedo scusa, vogliamo dire che vi sono stati i tradimenti, le violazioni di alcuni principi che sono inaccettabili, a cominciare da quello delle autonomie locali, no? Adesso si è introdotta la clausola di supremazia nella riforma costituzionale da questi costituenti illegittimi per dichiarazione del capo dello Stato quando era giudice, e che adesso gli approvi una cosa abominevole dal punto di vista del diritto. Bene, realtà delle autonomie viene calpestata in nome di un principio che è il principio della supremazia dello Stato, e nessuno dice nulla. Già questo basterebbe per tutto il Veneto votare no alla riforma di ottobre sulla Costituzione che proponerete. Una follia, una incostituzionalità di una norma rispetto ad altra norma della Costituzione, una cosa quindi irrisolvibile. Ma vogliamo citarne altri che hanno collegamento con la realtà della nostra gente, col vissuto? L'articolo 47 che dice che la Repubblica sostiene e difende il risparmio, traditi completamente dalla Repubblica che ha l'obbligo anche di controllare. Vogliamo citare l'articolo 53 sulla capacità contributiva, sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in relazione a un principio che è quello della capacità contributiva. Devo andare avanti, potrei citarne ancora decine. Voglio dire, questa è una Costituzione, inutile che facciamo retorica stasera, questa è una Costituzione tradita, una Costituzione materiale andata oltre la Costituzione formale, e quindi dobbiamo avere la capacità di dire che non abbiamo festeggiato, non hanno festeggiato, io non ho festeggiato ieri, me lo chiedevo, lei provocatoriamente salutato, certo. Io sono andato a una festa di indipendenza veneta ieri e c'erano le bandiere del Veneto che sventolavano. Oh, guardi che io ho rispetto dell'Italia, ci mancherebbe, la considero interlocutore necessario nel processo di autodeterminazione, e Marotta con me ha avuto qualche bel dibattito e su qualcosa si è anche convinto, perché io ritengo, ed è una cosa che mi piace ribadire, che lo stesso principio di autodeterminazione, che è un principio di diritto naturale, sia già incuneato nella Costituzione all'articolo 10, la quale dice che l'ordinamento giuridico italiano, quindi in tutte le sue espressioni di potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario, anche Presidente della Repubblica, si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, e là c'è il diritto di autodeterminazione. Oggi abbiamo dei costituenti che non hanno titolo, che vengono addirittura a introdurre la clausola di supremazia. Povera Costituzione, ecco perché è una Costituzione che nella riforma prospettata a ottobre dovremmo lasciare con me, quantomeno perché ci lascia più liberi, più garantiti, anche se non è la mia Costituzione, ripeto, è meglio di quella che vorrebbe Renzi e la Boschi. Rosina, dopo che abbiamo una telespettatrice. Io ho un'agenda piena, quindi il 9 novembre sarò, il 9 di giugno sarò a 90 a Padovana, e tutto il mese di giugno ho più incontri proprio per spiegare questo, perché il problema, vede, io ringrazio TV7 Triveneta, è che non c'è comunicazione. Quando dicevo all'inizio che quando sono andato in quell'assemblea di studenti, su 150 uno e mezzo ha alzato la mano, questo è impressionante, fa paura, la gente purtroppo non sa. E come fai a modificare un testo di una Costituzione che non conosci? Facciamo due considerazioni che siano anche, spero, utili. La prima, una modifica di portata così rilevante non è mai stata fatta. Non è mai stata fatta. Si sono modificati, per esempio nel 2001, alcuni articoli, nel tempo sono intervenute delle modifiche, ma sempre molto particolari, molto limitate. Questa è una riforma enorme, ed è fatta da un Parlamento che ha una maggioranza illegittima, ed è fatta con uno spirito di maggioranza politica, addirittura per guerre interne allo stesso PD.
qui ci voleva, per essere seri, minimamente seri, quantomeno una proposta di assemblea costituente, non un Parlamento che, ripeto, secondo la sentenza 1 del 2014 della Corte Costituzionale, non sarebbe neanche legittimato a fare norme ordinarie. Ma c'è di più. A volersi sforzare ed entrare dentro in questa situazione nefanda, perché giuridicamente, costituzionalmente posso definirla solo nefanda e abominevole, ma perché, come hanno detto molti costituzionalisti con grande sapienza, non si è quantomeno liberato l'interesse politico da quella che è l'interesse dei cittadini e non si è frazionato il quesito in almeno 10 temi? Per esempio, volete voi che sia abolito il CNEL? Credo che qui dentro siamo d'accordo tutti. Volete voi che sia modificato? Ma un quesito unico certo, porta inevitabilmente, è perché è una scelta politica, non gli interessa nulla chi ha prodotto questo testo illeggibile dell'interesse dei cittadini. Ma vogliamo leggere l'articolo 70, lo dico ai cittadini, andatevi a leggere l'attuale articolo 70 della Costituzione, 9 parole sulla funzione legislativa del Parlamento e quello che si dovrebbe votare a ottobre, che è di una pagina e mezza, certo. Illeggibile, una cosa decorosa, ma tecnicamente addirittura non ho mai visto, mi sono letto tante costituzioni del mondo, che una legge costituzionale, quindi di rango elevatissimo, faccia riferimento a leggi ordinarie in forza delle quali si dovrebbe disciplinare la competenza del Senato a legiferare. È una cosa che non tiene, non può, quindi una conflittualità esagerata che poi dovrebbe essere risolta, per evitare di andare avanti alla Corte Costituzionale, dai presidenti delle due Camere d'intesa tra di loro, inciucio politico su un punto di rilevanza costituzionale. Questi sono petardi, sono bombe sotto i pilastri del patto sociale, questi non se ne rendono neanche conto. Che, questo è gravissimo. È caduto il microfono. Posso fare una domanda? Prego. È vero che non se ne sono resi conto? No. O è un sistema perché non funziona? Tutti e due sono incapaci e anche incoscienti. Yeah.